con Beppe abbiamo parlato, ci ha parlato della sua tranquillità e della sua serenità in questa decisione. Lo fa seriamente, pensando di poter comunque prendere una scatola vuota e riempirla di contenuti, come dice lui, di riempirla di stelle. Perché? Perché comunque tra tutte le persone che in questo momento sono candidate a, come segretari del PD, sicuramente l'unico che ha tirato fuori un programma che noi già portiamo avanti in quanto amici di Beppe Grillo di Roma è il programma 5 Stelle, che è basato in grande, diciamo, in grande forza sull'ambiente, quindi sulla mobilità, sulla privatizzazione dell'acqua che non vogliamo, quindi un bene comune, e sulla connettività, sul wifi, sui rifiuti zero, dove noi a Roma stiamo lavorando moltissimo. Sicuramente ha spezzato più loro che noi, diciamo che noi lo sosteniamo sicuramente, lo sosteniamo totalmente come sempre, e con l'augurio che se la candidatura non dovesse andare in porto, sicuramente ha tirato fuori degli altarini del PD, perché il PD invece di presentarsi come un partito democratico in questo momento è un partito burocratico, burocratico perché dà molti paletti e dice molte piccole cose per far sì che Beppe non entra. Nei sondaggi in internet in questi giorni fino ad oggi aveva una percentuale altissima a confronto di coloro che invece sono anni che girano intorno al PD. Probabilmente anche le persone del PD che non hanno più nessuna risposta da questo partito, che dovrebbe essere l'opposizione, che invece non fa, ascolta anche quello che dice Beppe, perché parla di cose concrete, di cose importanti, di cose che interessano i cittadini, la società civile, per andare avanti con il bene comune. Noi siamo a pieno sostegno di Beppe, qualunque cosa poi porterà. A mio parere l'apparizione sulla scena di Beppe Grillo come candidato del PD va inquadrata in un rovesciamento di prospettiva, cioè l'attenzione non è su Beppe Grillo, l'attenzione è sulla situazione politica italiana che è bloccata. Quindi se noi partiamo da questo punto di vista, vediamo che tutta l'azione di Beppe Grillo in questi mesi, in questi anni, è orientata a sbloccare la situazione politica italiana. Parte con Italia dei Valori perché cerca di imporre un cambiamento a questo partito attraverso la candidatura di persone come De Magistris e Sonia Alfano. Ci riesce, quindi cerca di avere un cambiamento in Italia dei Valori. Dall'altra parte crea le liste civiche locali e quindi cerca di attuare un cambiamento locale in modo autogestito, e ora fa questa azione si inquadra all'interno di questo processo. Quindi c'è la necessità di sbloccare l'opposizione in Italia, cioè l'opposizione chiaramente è fatta principalmente dal PD, quindi il PD deve cambiare.